La melagrana, cosa sappiamo realmente di questo frutto? Beh, è di questa stagione, è molto buono, però beh, sul gusto c'è chi piace e chi non piace, perché il gusto è sempre soggettivo. È rosso, quindi che cosa contiene se è rosso? Contiene gli antociani, e gli antociani hanno una forte azione antiossidante. Ma solo gli antociani hanno un'azione antiossidante qua dentro? Beh, in realtà è ricco anche di vitamina C. E guarda caso, questo è proprio il periodo dell'anno di cui ha maggiormente necessità di vitamina C. Ne abbiamo sempre bisogno, perché la vitamina C, come tutte le altre vitamine, bisogna integrarla attraverso l'alimentazione tutto l'anno. Però, periodo autunno-inverno, di vitamina C ne consumiamo un po' di più. Entriamo più in stress ossidativo. Quindi vitamina C, ulteriormente un principio antiossidante, un principio che aiuta a prevenire tutte le sindromi influenzali e parainfluenzali. E oltre a questo, migliora anche i problemi di circolazione. E quindi ha, diciamo, un più tra gli antociani e la vitamina C come potere antiossidante. E questo, in alcuni studi sperimentali, le conferisce un potere anticancro. Ma questo non è proprio stato confermato, ma in generale mangiare frutta fa bene e ti previene dal tumore al colon e da altri malanni molto molto brutti. Cosa contiene poi la melagrana? Beh, contiene le fibre e quindi va a migliorare il transito intestinale. Tra mangiare una melagrana e non mangiarla, beh, conviene mangiare la melagrana, pensarla come un frutto, quindi la puoi mangiare nelle merende, negli spuntini, lontana dai pasti principali, e anche la spremuta è molto interessante, ricca di vitamina C. Ha un'altra vitamina importante e interessante, la melagrana, che è proprio la vitamina A, che aiuta sia l'equilibrio della vista e sia quello della pelle, che con il freddo, se soffri di pelle secca, tutto questo è messo a dura prova. Fammi sapere se ti piace la melagrana, lascia un bel commento, ma soprattutto un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!